mezzanotte e 40. Io comincio ad affezionarmi a Tulipa. Che gran cavallo, Tulipa. C'è ancora tempo. Non contare cavalli finché non li hai nella stalla, dice sempre il mio saggio zio. A proposito, chissà cosa direbbe lo zar se vedesse il suo nipote preferito impazzire per una cantante italiana. Mentre una povera principessa baltica lo attende ansiosamente per condurlo all'altare. Amici miei, mi fido della vostra assoluta discrezione. Puoi star tranquillo, Sergio. Ma quando ritorni a Pietroburgo? Più presto di quanto credessi, purtroppo. Devo rientrare per l'inizio delle grandi manovre. Sono molto importanti. Comunque, ho sempre 10 giorni. Beviamo un altro bicchiere? 10 giorni, eh? E intendi dedicarli tutti alla più bella donna del mondo? Tutti? Io ne dedicherei anche 1000. Prego. Se lei volesse. Ma le febbre a te non piace? Abbastanza. Ma non da farci follie, eh? Madame Lina Cavaliere. Signorina Cavalieri, la ringrazio di aver accettato il mio invito. Ah, no? Sono io che devo ringraziarla. Dicono che per una donna sia un grande onore attirare la sua attenzione. Esagerazioni dei miei amici. Quanta modestia, rara in un uomo della sua condizione. Ma sono l'unica donna, come mai, principe Baryadin? Nessun'altra avrebbe osato affrontare il paragone con la sua bellezza. Molto galante. E anche i suoi amici sono della stessa opinione? Temo di sì. Sono tutti suoi ammiratori. Davvero? L'avevo quasi dimenticato. Me li vuol presentare, Altezza? Prego. Il visconte della Turenne. Ah, la Turenne. Lei, visconte, ha un gusto delizioso nello scegliere i fiori. Ma purtroppo senza successo, madame. Il generale Bertrand? È uno stratega come lei, caro generale. Crede possibile una conquista quando si ha troppa fretta. Ha ragione, signorina. Ma non mi restava molto tempo per un lungo assedio. Il conte Lefebvre. Lefebvre. Ho rimandato proprio questa sera una collana ad un signore dallo stesso nome. Era un gioiello troppo bello per me. E non ci avresti fatto pazzie. Ed ora, amici, un brindisi. Alina Cavalieri. Parigi non dimenticherà mai la sua bellezza. Brindo anch'io. Alle vostre fortune, signori. Un po' di musica, prego. Permette? Mi dispiace, principe, ma date le circostanze, spetta a me la scelta del cavaliere. È una scelta molto difficile questa. Permette?